Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser e oggi siamo tornati su Clash Royale perché è iniziata la nuova season, quindi hanno rilasciato il nuovo campione gratuitamente, il principino. Lo andiamo a prendere, come potete vedere là sulla sinistra c'è il coso che sbrilluccica. Ok, l'abbiamo preso, ritiriamo. Mamma mia che carino. Ragazzuoli, mi raccomando, prima di ritirarlo iscrivetevi, che se non siete iscritti il vostro principino sarà buggato. Quindi mi raccomando, vi iscrivete e poi fate pom. Ritirato gratuitamente. Ah, ci fanno fare pure le missioni. Ci andiamo a fare la missione perché andiamo a sbloccare il nuovo coso. Deck deciso da loro. Va benissimo. Qualcuno fermi quel bambino. Va bene, non ci interessa. Lo schieriamo, non credo di averlo schierato in quel punto. Ah, vabbè, ma è un gameplay pilotato. Ah, ma vabbè, ma di che stiamo parlando, ragazzuoli? Me lo faccio per i fatti miei. Ok, ragazzuoli, quindi il tutorial l'abbiamo completato. Ce lo andiamo a ritirare. Sbaglio, c'era anche un'altra cosa. Ah, ok, c'era anche la decorazione. Perfetto, va benissimo. Io direi di modificarci il deck e ci andiamo a inserire al suo interno. Dov'è il principino? Costa 3, quindi è qua. Lo mettiamo al posto suo. Lo posso migliorare in qualche modo? Sì che lo posso migliorare, ottimo. Quindi lo portiamo pure al livello 12. Perfetto. Quanto ce ne vuole per il livello 8? Mi sembra un pochettino esagerato. Però noi li mettiamo tutti e 3, anche perché poi vorrei utilizzare il libro dei libri sull'altro livello, quindi sul livello 13. E ci andiamo a fare una partita, anzi due partite in Lega. Ovviamente si è resettato tutto, quindi siamo alla Lega 1, però abbiamo la vittoria per 7. Siamo contro Matteo, quindi un italiano. Siamo qua, lui sicuramente l'avrà pure. Cioè, adesso penso che tutti avranno sbloccato il principino, quindi lo beccheremo, presumo, in tutte le partite, ragazzi. Attenzione. Allora, io voglio partire da dietro così. Tanto sappiamo che con l'abilità il principino fa una cosa incredibile. Facciamo di questo così. Ci può stare? Sì, ci può stare. Fischiamo. No, principino! Ok, non ce l'ho fatta. Dai. Ma che fa? Scherzi. Non mi è piaciuta. Bravo Matteo, bella difesa. Allora. Con calma. Con calma, che è giusto giusto perdere la prima partita col principino. Non mi sembra il caso, non l'avrei fatto mai questo. Facciamo così e facciamo cos'ha. Allora, l'ho piazzato malissimo il cannone, però forse abbiamo la possibilità. Esatto, è che il principino diventa qualcosa di incredibilmente veloce e forte. Quindi andiamo, abbiamo pure la nostra bellissima zap, ma lui ha la Valchiria. No. Attenzione che forse riusciamo a fargli danno. Nel dubbio fischiamo. Mamma mia, se piazzava il mini pack in quel momento era pauroso. Quindi la torre ce la siamo presa. Ora, dobbiamo capire se riusciamo a difenderlo ancora il principino. Però ci mette tantissimo a caricare, ragazzi, la ulti. Cioè, madonna, ma quanto tempo? Quanto tempo fa l'ho chiamato l'altro? Ora, probabilmente tutti i campioni hanno questo timer per poter schierare. Forse l'abbiamo presa? 207? No, non l'abbiamo presa. Vabbè. L'abbiamo presa sicuro. Andiamo, palla di fuoco incredibile sul mini pecca. Niente, si è arreso. Prima partita abbastanza semplice. Ci fai trovare un bel baule? Magari un baule mitico? Oh, oh, quantomeno abbiamo trovato un baule gigante. Incredibile. Andiamo a prenderci questi punti paurosi. E ci andiamo a fare la seconda partita. Chupa Grell. Allora, di nuovo, non abbiamo il domatore a portata, però noi andiamo con lo spiritello elettrico e poi vediamo lì cosa schiera. Palla di fuoco che non mi è piaciuta, ma ragazzi, sono quasi obbligato perché non avevo la tronco. Quindi, non dirmi che hai il log bait. Ti prego, non dirmi che hai il log bait, mi metto a piangere. No, però hai gli scheletrini evoluti. Ok. Scheletrini evoluti, ci può stare. Una cosa del genere. Mitica tronco. Ci ho provato. Però non è stata molto utile. Dai, una hit. Non me l'ha data la hit. Ok. Palla di fuoco di nuovo. Ho sbagliato? No. Che fare? Lui adesso lascia gli scheletrini evoluti. Quindi al 99,9% adesso mi tira una principessa. Ma la tiri?
non me la tiri. Ok, io credo, perché è una sorta di log bait. Ok, ecco qua la principessa. Lui avrà la tronco 100-100. E invece non riusciamo a toglierlo tranquillamente. Il problema è che lui probabilmente ha la razzo. Hai la razzo? Hai la razzo. Quindi dobbiamo giocare in un altro modo. Perché con la Tesla noi non riusciamo a togliergliela. Cioè la Tesla non riusciamo... Esatto, lui ha schierato la Tesla. Noi non riusciamo a metterla con il domatore. Ma se faccio così... Attenzione, domatore incredibile. Fischia! Ok, dai. Hit incredibili. Quelle là sono hit potentissime. Quelle là sono hit potentissime. E questo è molto bello. Perché dico che è molto bello? Perché gli andiamo a togliere il principino. Perfetto. Allora, abbiamo subito danno. Forse fin troppo. Però gliene abbiamo fatto. Anche tanto. Allora, io direi di mettere questo qua. È esattamente io a te volevo. Facciamo così. Mettiamo questo qua. Vediamo se riusciamo. Perfetto, ci riusciamo. Ti prego. Bellissimo. Vai. Vai a colpirlo. No, lui ha gli scheletrini. Ha gli scheletrini, ci può stare. Togliamoglielo. Ok. Una bella hit. Belle. Due hit. Mamma mia. Paurose quelle hit. Proprio belle. Ora qua è un problema. Perché è un problema? Perché non riusciamo a togliere. Ok, gli abbiamo tolto invece. Allora, noi con due palle di fuoco teoricamente gli abbiamo tolto tutto quello che dobbiamo togliergli. Facciamo così, facciamo cosà. E facciamo... Troppo lungo... No, vabbè, dai, buono. Con calma, palla di fuoco qua assolutamente. Che glielo dobbiamo togliere, quella là. Con calma. Lui non dovrebbe... Teoricamente non ce l'ha il tempo. Teoricamente, però è tutto un teoricamente che adesso ci andrà a fregare. Facciamo così. Facciamo così. Perfetto, che là gli togliamo quello. Vai, piccolo! Meno male. Palla di fuoco incredibile. E adesso con una tronco abbiamo vinto. Sì, perfetto. Ragazzi, due hit, anzi due partite molto, fatemi dire, molto facili. Il campione... Madonna, se ti arriva sotto torre e non riesci a togliertelo, ti fa male. Cioè, ti fa veramente tanto male. Quindi io sono soddisfatto di tutto questo. Ritiriamoci le monete. Fatemi sapere, ragazzuoli. Ritiriamo pure la cassa. È leggendaria? C'è Atena leggendaria? Potresti. Non vuole. Va bene. Comunque, ragazzuoli, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo campione. A mio avviso è tanta roba. Fatemi sapere soprattutto se l'avete sbloccato. Io, ragazzuoli, non mi ricordo a quante coppe in automatico ve lo faceva sbloccare, quindi faceva apparire là il pulsantino. Però credo che quasi tutti l'abbiate sbloccato. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, un bel pollice in su. Iscrivetevi se non siete iscritti. Attivate la campanellina, il commento. E noi ci vediamo domani con un nuovo video e una nuova live. Ciao!